Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. Oggi vedremo chi è la persona che in questo momento in cui state guardando il video è ossessionata verso di voi. Questo video è valido dal momento in cui lo si vede. Non necessariamente questo ha a che fare con l'amore, si può trattare di un'amica che è falsa o di un amico che è falso. Si può trattare di un familiare che non vi sopporta. Si può trattare di qualcuno al lavoro che è invidioso di voi. Potrebbe essere anche un ex. Vi farò una descrizione di questa persona, quindi sulla base di quello che verrà fuori, starà a voi capire esattamente chi è. Ovviamente prendete il messaggio soltanto se la lettura risuona, non incastrate mai le situazioni se sentite che sono forzate. Quindi fatevi la domanda su chi è la persona che è ossessionata verso di voi. Vedete la vostra intuizione verso quale gruppo in particolare vi guida. Se vi guida verso più di uno, potete sceglierne anche più di uno, ci dovrebbe essere un messaggio per voi. Qui abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con la turmalina nera e gruppo numero 3 con l'ametista. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, il gruppo numero 1, vediamo chi è che è ossessionato verso di voi. Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Abbiamo la carta del 2 di denari. Chi è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Il 2 di coppe. Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? C'è la carta del sole. Chi è ossessionato? Il 4 di spade. Chi è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 1? Abbiamo la carta della temperanza. Fondo del mazzo c'è la carta del mago. Allora, nel vostro caso vi posso dire fin da subito che la persona che prova un'ossessione per voi nel momento in cui state guardando il video è una persona che è interessata ad avere una relazione d'amore con voi. Questa è una persona che è ambigua in questo momento. È una persona che entra ed esce dalla vostra vita e che sembra essere molto insicura. Quindi non è una presenza costante da come emerge, anzi sembra che tra voi ci sia una sorta di pausa. Quindi con molta probabilità voi e questa persona non vi state parlando in questo momento. Il fatto che ci sia il sole mi dice che voi avete chiarezza di questa cosa, quindi sapete di chi sto parlando. È una persona che sta aspettando, che sta cercando di portare pazienza, sta cercando anche di avere fede in questa situazione. Quindi è qualcuno che è interessato ad avere un rapporto più stretto con voi e a far accadere qualcosa. Questa potrebbe essere una persona che è brava con le parole, è brava a manipolare, tra virgolette, determinate situazioni. Nei casi più estremi è una persona che è manipolativa, però quello che vedo è che si tratta di qualcuno che vuole cercare di arrivare a voi. Se ci sono stati dei problemi tra di voi, vedo che vuole arrivare ad una risoluzione, soltanto che è qualcosa che richiede tempo e richiede un equilibrio che deve essere raggiunto, il che mi dice che ci sono delle differenze sostanziali tra di voi che devono cercare di essere bilanciate tra di loro. Questa è una persona che si stressa, quindi potrebbe pensare molto a voi, specialmente prima di andare a dormire. Vedo che ha problemi con il sonno, o comunque questa è una caratteristica che ha, è una persona che va a dormire molto tardi durante la notte. Vedo che c'è la presenza del leone sul braccio di questa persona, quindi il leone potrebbe essere significativo a parte come segno zodiacale, ma forse anche per altri motivi. Si può trattare di una persona che potrebbe avere un tatuaggio sul braccio oppure un segno particolare sul braccio. Potrebbe avere un giardino o c'è qualcosa che ha a che fare con i fiori che sembra essere abbastanza significativo, che è legato a questa persona. Anche il simbolo dell'infinito potrebbe essere importante.
Specialmente se con questa persona c'è stata una storia che si è ripetuta diverse volte, cioè ci sono dei cicli che tendono spesso a ripetersi, come se si trattasse di una situazione che si ripete appunto all'infinito. Inoltre ci potrebbero essere diverse presenze femminili intorno a questa persona, specialmente in famiglia. Per alcuni c'è una bambina anche che è coinvolta. Allora, andiamo un attimo a chiarire, vediamo perché c'è il 2 di denari, per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché la persona interessata verso quelli del gruppo numero 1, che è ossessionata verso di loro, ha il 2 di denari verso quelli del gruppo numero 1. Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero... C'è una carta che è girata dell'asso di spade, interessante. Perché la persona ossessionata verso il gruppo numero 1 ha il 2 di denari verso di loro? Perché c'è 2 di denari? Vedo molta esitazione nelle carte perché, come vi ho detto, questa è una persona che esita, una persona ambigua, non si capisce bene quello che vuole. Forse non lo sa neanche lei quasi. Abbiamo il 6 di bastoni con la carta dell'imperatore. È una persona molto insicura questa qui. È una persona che deve cercare di mettere a punto dei piani di azione prima di poter agire, perché è qualcuno che non vuole sbagliare, qualcuno che vuole avere successo, vuole cercare di vincere, non vuole fare dei gesti che sono rischiosi se non ha la certezza di ottenere una risposta favorevole da parte vostra. Per alcuni questa è una persona che riveste un ruolo di capo, di dirigente di qualcosa, potrebbe essere un ingegnere o lavorare nel settore della costruzione, potrebbe fare anche un lavoro che spinge questa persona ad essere spesso sotto l'attenzione di molte persone, potrebbe essere popolare in alcuni casi sui social media. È comunque qualcuno che ha una presenza forte, però che in realtà è molto insicuro a livello interiore. Ha paura di sbagliare ed ecco perché è una persona che risulta essere ambigua, indecisa. È una persona che deve studiare bene quello che ha da dire oppure quello che ha da fare prima di entrare in azione. Vediamo perché c'è il 2 di coppe. Perché c'è il 2 di coppe? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 1 ha il 2 di coppe verso di loro? Perché c'è il 2 di coppe? Perché c'è il 2 di coppe? Abbiamo la carta del 7 di bastoni, la carta del 6 di denari e la carta del 7 di denari. Il numero 77 potrebbe essere rilevante, così come il numero 66 o il numero 6 e il numero 7 in generale. Mi fanno pensare al mese di giugno, quindi parliamo di gemelli e cancro. Mese di luglio, cancro leone, però questi sono numeri che potrebbero avere anche altri significati, quindi vedete se questo risuona nel vostro caso per avere un ulteriore indizio. Questa è una persona che pensa che non sia semplice ottenere da voi lo stesso tipo di interesse che lei ha nei vostri confronti. Perché è come se percepisse un ostacolo. Per avere questo senso di reciprocità è necessario superare questo ostacolo che questa persona vede come una montagna molto alta. È qualcosa che richiede tempo, investimento e pazienza. Quindi si tratta di qualcuno che è convinto che con lo sforzo riesce in qualche modo a far sì che il sentimento venga ricambiato. Però è anche consapevole che ci sono delle difficoltà lungo il percorso, perché c'è una resistenza che voi potreste avere nei suoi confronti per qualche motivo o perché non siete interessati a questa persona e gliel'avete fatto capire. Quindi si può trattare di qualcuno che ha un interesse per voi, ma a voi non me ne frega niente, o perché ci sono stati dei problemi, tra di voi. Adesso vediamo perché c'è il sole. Perché c'è il sole per la persona che è ossessionata verso quelli del gruppo numero 1? Perché questa persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 1 ha il sole verso di loro? Perché la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 ha la carta del sole? Da capo il leone, vi dico che il leone è molto forte per qualche motivo. Abbiamo il 3 di bastoni con l'appeso. Con questa persona avete avvertito spesso una sensazione di stagnazione, quindi ci sono stati dei momenti in cui questa persona non ha fatto assolutamente niente, non ha scritto, non ha chiamato, non ha comunicato,
c'è stata molta attesa. Quindi questa è una presenza che non è sempre costante per voi. È anche qualcuno che prima di esporsi deve cercare di aspettare. È come se aspettasse il momento giusto per fare una particolare azione. Ha bisogno di coraggio, ha bisogno di forza per poter fare questa esposizione. Quindi è qualcuno che potrebbe temervi da un certo punto di vista, o perché teme il rifiuto di per sé, o perché ha paura di una vostra reazione. Questa è anche una persona che potrebbe avere cambiato idea su di voi. Quindi in passato si potrebbe essere fatta indietro, adesso è come se avesse avuto un cambio di idee. Vediamo perché c'è 4 di spade per la persona che è ossessionata verso quelle del gruppo numero 1. Perché c'è 4 di spade? Perché la persona ossessionata verso... Abbiamo l'asso di denari con la carta del Papa. Questa è una persona che da come emerge vuole qualcosa di stabile con voi, quindi qualcosa di serio. Vuole avere un nuovo inizio? Se sapete che questa è una persona che è incapace di offrire una cosa del genere, sappiate che comunque questo è un pensiero che ha. Nel senso che al momento vi potrebbe idealizzare e pensare anche a fare cose che sono serie, come per esempio un matrimonio o comunque avere una relazione che è impegnativa. Se questa è una persona che è capace di fare queste cose, questa è una sua intenzione. Quindi vedo che ci pensa, contempla su queste cose, vuole avere un nuovo inizio e soprattutto vuole che questo inizio sia stabile, quindi che possa portare praticamente a qualcosa. Vediamo perché c'è la temperanza. Perché c'è la temperanza per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 1. C'è il 10 di coppe con la carta del 4 di bastoni. Quindi significa che questa persona sta aspettando il momento di arrivare ad un'unione con voi, di avere un'armonia, di stare insieme a voi letteralmente. Questa è una persona che è interessata ad avere un rapporto stabile. I fiori, ripeto, sono degli elementi che sembrano essere significativi. Potrebbe avere una famiglia che è numerosa, vi ho detto che ci potrebbero essere diverse presenze femminili nella sua famiglia. Il concetto della famiglia oppure del matrimonio sembra essere molto forte. Questa è una persona che vorrebbe probabilmente avere anche famiglia con voi. Perlomeno queste sono le energie che ha, questo è quello a cui pensa. Vediamo quali sono le ombre di questa persona. Quali sono le ombre della persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 1? Quali sono le ombre di questa persona? Quali sono le ombre della persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 1 e che è emersa in questa lettura? Ditemi quali sono per favore le ombre di questa persona. Abbiamo la carta di insicuro e la carta di imbarazzo. Quindi questa è una persona che, come vi ho detto all'inizio, è insicura. Ha paura di essere imbarazzata, ha paura di ricevere un rifiuto. E questi sono quegli aspetti che in qualche modo la tengono ferma o che la fanno esitare dall'agire. Però vedo che le intenzioni ci sono. Vediamo di avere adesso degli indizi in più per quanto riguarda questa persona. Quali sono gli indizi della persona emersa in questa lettura ossessionata verso quelli del gruppo numero 1? Alta statura ed è una persona introversa, quindi è qualcuno che è abbastanza alto e si tratta di una persona che è introversa, quindi è qualcuno che potrebbe avere paura di esporsi. Adesso vediamo di avere un oracolo per quanto riguarda la persona interessata e ossessionata. Abbiamo decisione da prendere al ritorno, quindi significa che voi già conoscete questa persona, sapete chi è appunto una persona che non è sempre costante e presente da come emerge, sta prendendo la decisione di farsi risentire. Ci potrebbe essere stata una separazione in alcuni casi tra di voi, quindi si tratta di una persona che vuole ricominciare la relazione. Per altre persone invece è una persona che semplicemente ha smesso di scrivere, ha smesso di parlare, tra voi non c'è mai stato niente prima, però si vuole riaffacciare, praticamente questo è il senso, e sta prendendo una decisione proprio in questi giorni in cui state guardando il video. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passo al gruppo numero 2.
Allora, gruppo numero 2, vediamo chi è che è ossessionato verso di voi. Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 2? Chi è che è ossessionato? Abbiamo la carta del 9 di bastoni con la ruota. Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 2? Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 2? Oh mio Dio. Allora, c'è la carta del giudizio con la carta della torre. Chi è che è ossessionato verso quelli del gruppo numero 2? Chi è la persona? C'è il 4 di bastoni al contrario. Fondo del mazzo, il diavolo, Dio mio. La persona che ha un'ossessione verso di voi è una persona altamente instabile. Cioè, questa è una persona con la quale non c'è mai un rapporto che è equilibrato e che ha delle basi che sono solide. Questo è qualcuno che tende sempre a distruggere le cose. Quindi si può trattare di qualcuno in amore con cui avete avuto a che fare, si può trattare di un'amica, un amico che è sempre instabile o di qualcuno in un altro contesto. Mano a mano vi darò una descrizione per capire esattamente di chi si tratta, però è una persona che è altamente instabile, da come emerge, ed è anche tossica. Questo è qualcuno che ha letteralmente un'ossessione verso di voi. E questa sua tossicità è quella che poi determina questa mancanza di stabilità. Per alcuni si è venuta a creare una vera e propria separazione da questa persona. E le cose sono crollate all'improvviso. Questa è una persona che è costantemente diffidente. Non si apre facilmente. È una persona che è complicata. È qualcuno che spesse volte è scappato e che scappa da situazioni che sono difficili. Cioè, quando emerge una difficoltà, è una persona che tende a scappare via. E le cose improvvisamente cambiano con questa persona, poi da capo si riaffaccia per poi scomparire da capo, per poi far crollare le cose da capo. Quindi questa è una persona con la quale c'è una forte mancanza di equilibrio. Il fatto che ci sia la presenza degli zombie mi dice in questa carta qui che questa è una persona che vi potrebbe spesse volte perseguitare. Potrebbe scomparire per diverso tempo, ma poi da capo si riaffaccia. Quindi sappiate che in questo momento in cui state guardando il video, questa persona è ossessionata verso di voi. Sento che ha anche degli oggetti che colleziona. Potrebbero avere forme di animali, ma non necessariamente. Vedo che c'è la presenza dell'animale del toro con quella del leone, che potrebbero essere dei segni che per voi sono significativi, oppure che si ricollegano a qualcosa che ha a che fare con questa persona. Una maschera potrebbe essere caduta. Sapete esattamente cosa si nasconde dietro quella persona e da quello che emerge non è qualcosa di completamente positivo. Quindi andiamo a chiarire e vediamo perché c'è il 9 di bastoni per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelle del gruppo numero 2. C'è il 5 di bastoni con la carta della stella. Allora, innanzitutto, questa è una persona che quando ci sono delle complicazioni di qualche tipo, quello che fa è scappare, come vi ho detto all'inizio. È come se pregasse per uscire fuori da quella situazione lì. Cioè, quello che desidera è liberarsene, è scappare via da quel labirinto, da quelle difficoltà, specialmente laddove ci sono dei conflitti o ci sono delle vere e proprie complicazioni. Quindi è possibile che quando voi e questa persona avete litigato, questa persona ha voltato spesso volte le spalle, è divenuta difensiva e potrebbe essere scappata, quindi è qualcuno che non vuole avere un confronto. Una caratteristica di questa persona è che quando c'è qualcosa che veramente vuole, potrebbe non arrendersi. Quindi è qualcuno che magari vuole combattere per ottenere qualcosa. Adesso vediamo perché c'è la ruota. Perché c'è la ruota per la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2? Perché questa persona ha la ruota verso quelli del gruppo numero 2? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2 ha la carta della ruota?
che la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2 ha la carta della ruota verso di loro. Abbiamo l'asso di spade al contrario, con la carta del mago. Abbiamo due numeri 1, quindi il numero 11 o il numero 1 di per sé potrebbero essere significativi. Questa è una persona che non è onesta, è una persona che non dice la verità, cerca di costruire quello che ha da raccontare, di manipolare le cose. Quindi non è qualcuno che dice la verità, non è una persona che è diretta e trasparente, assolutamente. Lo fa perché vuole cambiare le cose a suo favore, cioè vuole ottenere uno specifico risultato, vuole ottenere un cambiamento e quindi potrebbe inventarsi qualcosa. Quindi questa è un'ulteriore caratteristica che ha, è una persona che mente. Vediamo perché c'è il giudizio. Perché c'è il giudizio per la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2? Il diavolo e l'asso di denari. Quindi questa è una persona che tende a ricomparire, a riaffacciarsi, a riemergere costantemente perché vuole avere un nuovo inizio e si ossessiona su questo. Fa parte anche di una sua caratteristica tossica, quella di farsi sempre risentire. Quindi magari pensate che con questa persona le cose siano finite, che ci sia stata una chiusura. Invece non è così. Questa persona praticamente riemerge, ricompare. Non importa quanto tempo passi, questa persona vuole da capo ricominciare. Per molti è un narcisista, perché mi sembra che le caratteristiche siano quelle. Perché il ritorno del narcisista è una delle caratteristiche. Non importa quello che sia successo, non importa quanto quella persona abbia fatto dei danni e quanto voi vi siate arrabbiati nei confronti di quella persona, l'abbiate smascherata o tutto il resto, quella persona continua a ricomparire come se nulla fosse. Vediamo perché c'è la torre. Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2 ha la torre verso di loro. Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2 ha la torre? Perché questa persona c'è la regina di spade con il mondo. Abbiamo la presenza di un segno d'aria, acquario, gemello oppure bilancia. E da capo vedo questi animali sullo scaffale, o comunque oggetti che sono messi sullo scaffale. Quindi questa è una caratteristica di questa persona, che potrebbe avere diversi oggetti o cose che colleziona sullo scaffale. Vedo anche la presenza dei libri. Con questa persona le cose potrebbero chiudersi spesse volte all'improvviso, cioè una persona che fa dei tagli, diventa fredda improvvisamente e chiude la situazione all'improvviso. Inoltre potreste essere voi stessi spesse volte ad avere chiuso le cose con questa persona sulla base dei comportamenti che aveva con voi. Inoltre c'è un po' di segretezza che ruota intorno a questa persona, cioè potrebbe fare delle cose di nascosto e potrebbero coinvolgere anche altre persone. Vediamo perché c'è 4 di bastoni al contrario per la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2. Perché 4 di bastoni? Abbiamo la carta del 6 di bastoni in posizione orizzontale con la carta del 9 di coppe. Questa persona crea deliberatamente un'instabilità perché vuole avere attenzioni, vuole ottenere specifiche reazioni e quindi si distacca, crea una separazione, crea una crisi perché vuole ottenere uno specifico risultato. Questo nasce in realtà da insicurezze interne che ha e quindi ha bisogno di fare queste cose per ottenere una sorta di validazione. Ad esempio si distacca affinché possa essere rincorsa. In questo modo ottiene le attenzioni e si sente bene. Questo è quello che va a riempire il suo ego e che la fa sentire in un'energia di soddisfazione. Quindi è qualcuno che fa intenzionalmente queste cose per ottenere specifici risultati. Però si tratta di qualcosa di momentaneo, a mio avviso, perché è un falso senso di sicurezza in se stessa che ottiene da questo tipo di atteggiamento. Adesso vediamo quali sono le ombre che sono associate a questa persona. Quindi quali sono le ombre della persona che è emersa in questa lettura? Abbiamo la carta di chi si sente a disagio e la carta di manipolazione. Quindi questa cosa era emersa anche prima. Questa è una persona che manipola per ottenere specifici risultati ed è una persona che si sente spesso a disagio.
In questa carta si vede qualcuno che non ha un volto, è completamente incappucciato e la presenza di persone incappucciate è abbastanza frequente, il che mi dice che è qualcuno che nasconde la sua vera personalità, la sua vera identità, è qualcuno che potrebbe essere vuoto a livello interiore e che ha bisogno di nascondersi. Vediamo di avere degli indizi per questa persona. Quali sono gli indizi di questa persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 2 e che è emersa in questa lettura? Quali indizi in più possiamo avere? Allora, ha la pelle chiara e spia sui social media, quindi questa è praticamente una conferma, è una persona seria, forse su altre cose, ma non mi dà l'idea di essere serio nei rapporti. Potrebbe apparire serio forse come modo di fare, nel senso che è qualcuno che studia oppure è qualcuno che ha un lavoro di un certo tipo, però poi vedo un'instabilità e ha la pelle che è chiara, quindi non ha una pelle che è scura e vi spia sui social media. Se l'avete bloccata potrebbe avere altri account da cui spiarvi. Adesso vediamo di avere un oracolo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 per quanto riguarda la persona ossessionata verso di loro e che è emersa in questa lettura. Quale ulteriore messaggio possiamo avere? C'è la carta di confusione e la carta di multiple personalità, quindi questa cosa è confermata. Questo è qualcuno che ha diverse maschere, le maschere però potrebbero essere spesse volte cadute. È qualcuno che tende spesso a cambiare, come avevo percepito. Proprio perché ha una confusione a livello interiore, cioè è qualcuno che confonde anche con quello che fa, con i suoi comportamenti. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2 e adesso passo al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, vediamo chi è che è ossessionato verso di voi, chi è che è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, chi è che è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Fatemi per favore vedere. Allora, ci sono diverse carte che sono uscite. Abbiamo la carta dell'otto di spade, la carta del fante di spade, la carta del sette di spade. Potreste avere a che fare con un segno d'aria perché è veramente molto forte la presenza delle spade. Abbiamo però il re di bastoni, segno di fuoco, aria del leone, sagittario. Vediamo un'altra carta. Chi è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Chi è ossessionato verso quelli che hanno scelto? Queste sono troppe. Do soltanto una carta sola. Chi è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Chi è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Una sola carta, per favore. Chi è che è ossessionato verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? C'è la carta dell'otto di denari. Fondo del mazzo c'è la carta del 6 di coppe. La persona che è ossessionata verso di voi è una persona che ha paura di esporsi perché si sente bloccata. È qualcuno che lo fa assolutamente di nascosto, quindi vi potrebbe spiare da un account che non è il suo. È una persona che è attenta a non farsi scoprire. Si sente bloccata, per alcuni c'è un blocco effettivo che è stato fatto sui social media ed è per questo che utilizza altre maniere per potervi spiare. Potrebbe avere anche delle paure nel farsi avanti ed è per questo che si sente così. È una persona che ha un carattere che è forte, dominante, passionale, potrebbe essere qualcuno che è molto sessuale. Per alcuni si tratta di qualcuno con cui avete lavorato insieme anche in passato. Di fatto si tratta di una persona che vorrebbe cercare di riconciliarsi con voi, cercare insomma di recuperare quel che è stato. È una persona che si focalizza spesso su alcune memorie. È una persona con la quale voi non vi parlate,
Potrebbe essere stata disonesta in passato o avete già avuto problemi di comunicazione con questa persona in precedenza. È qualcuno che potrebbe far vedere all'esterno di essere una persona forte e coraggiosa, però in realtà nasconde molte insicurezze. È qualcuno che si sente spesso bloccato e che non ha il coraggio di fare certe cose. Quindi andiamo a chiarire e vediamo perché c'è l'otto di spade per la persona che è ossessionata verso quelli del gruppo numero 3. Perché questa persona ha l'otto di spade verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha la carta dell'otto di spade? Perché questa persona ha l'otto di spade verso quelli del gruppo numero 3? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha la carta dell'otto di spade. C'è molta esitazione nelle carte, eh? Ok. Allora, c'è la carta del mago con la carta dell'asso di spade e la carta del 3 di spade. Questa è una persona che sa che non vi può fregare più di tanto, innanzitutto, cioè è una persona che si sente bloccata perché sa di non poter manipolare le cose. C'è stata una separazione tra di voi o c'è stato qualcosa che ha fatto particolarmente male. Ed è difficile manipolare le cose perché sono talmente evidenti o qualcosa è venuto fuori che rende difficile cercare di cambiare praticamente quella situazione. Inoltre, questa è una persona che si sente insicura, si sente bloccata dall'esprimere una verità, dal dire quello che sente veramente dentro. Potrebbe far vedere una cosa per un'altra. Quindi non direste mai che questa persona in realtà soffre o sente del dolore riguardo questa situazione, semplicemente perché non lo vuole far vedere. Ma questa persona si sente bloccata dal parlare. Vediamo perché c'è il fante di spade per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3. Perché questa persona ha il fante di spade verso il gruppo numero 3? Perché c'è fante di spade per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelli? Ok, questa doveva proprio cadere, al contrario. Abbiamo la carta del fante di coppe e la carta del papa. Allora, come potete vedere in questa carta, il fante di coppe si trova in uno scenario che sembra essere desolato. I colori sono spenti. La coppa sembra quasi puzzare, sinceramente, se guardate bene questa immagine, si capisce dalla sua espressione che qualcosa praticamente non è proprio come si vorrebbe. Quindi, questa è una persona che potrebbe avere innanzitutto difficoltà a parlare, difficoltà a chiedere scusa. Potrebbe inoltre aspettarsi che eventuali scuse oppure comunicazioni che vi vuole fare verrebbero rifiutate. Ed è per questo che è sull'attenti, è sulla difensiva e non comunica più di tanto. Ci potrebbe essere un matrimonio che è coinvolto, o questa è una persona che generalmente si comporta così, quindi si conforma a determinati modi di fare in base all'educazione che ha ricevuto, in alcuni casi in base alla propria cultura o ai valori in cui crede. Quindi questo è un suo modo praticamente di operare. Adesso vediamo perché c'è 7 di spade. Perché c'è 7 di spade per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3? Perché questa persona ha il 7 di spade verso quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha il 7 di spade verso di loro? Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha il 7 di spade? Abbiamo la carta del 3 di coppe, la carta del re di coppe, la carta del 9 di bastoni. Fondo del mazzo c'è la carta del 9 di denari.
Allora, per alcuni questa è una persona che tradiva e voi l'avete praticamente scoperto. Quindi era qualcuno che intratteneva praticamente altri rapporti, faceva vedere di essere single e a livello emotivo aveva dei freni. Quindi è qualcuno che non era completamente disponibile per quanto riguarda le emozioni e tendeva ad avere altre situazioni contemporaneamente. Un altro messaggio che potrebbe essere considerato insieme a quello che vi ho appena detto, se questa è una persona però che non vi ha tradito e sapete che non è capace di fare queste cose, allora prendete in considerazione soltanto quello che vi sto per dire. Questa è una persona che ha difficoltà ad esprimere quello che sente dentro, ha dei freni, ha delle difese che sono alte. E quindi è come se risultasse sfuggente, cioè non è una persona che vuole farsi avanti in una maniera aperta e arrivare ad una riconciliazione, vuole piuttosto far vedere di stare bene da sola, di essere indipendente, di fregarsene praticamente. Ma si tratta di una bugia. Potrebbe essere un segno d'acqua, Cancro, Pesci oppure Scorpione, ma non necessariamente. Vediamo perché c'è il re di bastoni per quanto riguarda la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3. Perché c'è il re di bastoni? Perché questa persona emerge come il re di bastoni verso quelli del gruppo numero 3. Perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha il re di bastoni. C'è la carta del sole, per alcuni è un leone. Poi abbiamo la carta del 4 di coppe e la carta della morte, lo scorpione, molto forte. E poi abbiamo la carta del 5 di denari. Questa persona sa che verrebbe rifiutata, sa che voi non volete averci a che fare ed è per questo che perde spesso l'occasione di esporsi e di farsi avanti. Un'altra cosa che emerge è che questa è una persona che spesse volte è insoddisfatta, ecco perché è sempre alla ricerca di qualcos'altro. E con questa persona le cose prima o poi si chiudono e si arriva magari ad un abbandono, ad una freddezza, specialmente a livello di comunicazione, perché è qualcuno che è eternamente insoddisfatto, quindi è sempre alla ricerca di qualcos'altro. E il fatto che emerga come il re di bastone mi dice che questo spinge questa persona a cercare rapporti soprattutto di natura sessuale con altre persone. Quindi è qualcuno che è molto sessuale e che è alla ricerca sempre di uno stimolo. Perché sembra non essere mai soddisfatta in generale, ma quello che lega questa persona alle altre è soprattutto qualcosa di natura sessuale. Vediamo perché c'è l'otto di denari, perché c'è l'otto di denari per quanto riguarda questa persona verso quelli del gruppo numero 3, perché la persona ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 ha la carta dell'otto di denari verso di loro. C'è la carta del folle e la carta dell'otto di coppe. Quindi al momento attuale questa persona sembra volersi impegnare nel ricominciare da zero. È possibile che stia cercando di distrarsi magari con il lavoro per non pensarvi, quindi per avere un distacco. Inoltre questa è una persona, e questo risuonerà per alcuni, che sta cambiando luogo di lavoro o sta andando letteralmente da qualche parte per motivi di lavoro e questo le consente di azzerare una situazione per non pensarvi anche, perché vedo il concetto del distacco emotivo. È una persona che magari sta cercando di impegnarsi per non pensarvi, quindi per ricominciare da zero e mollare praticamente quest'idea. Per alcuni vedo la possibilità che questa è una persona che vuole ricominciare con voi dopo che c'è stato un distacco, però un messaggio forte che emerge è che qualcuno che sa che comunque verrebbe rifiutata ed è per questo che nonostante ci sia questa ossessione, è comunque una persona che è consapevole che ci sono dei blocchi difficili da superare ed è per questo che si sta impegnando per andare verso un nuovo inizio. Vediamo quali sono le ombre che questa persona ha. Quindi, quali sono le ombre di questa persona che è emersa nella lettura e che è ossessionata verso quelli del gruppo numero 3? Quali sono le ombre di questa persona che è ossessionata verso quelli del gruppo numero 3? C'è la carta di vuoto
la carta di una persona che è sfuggente e la carta di dolore. Quindi questa è una persona che ha del dolore, però cerca di non farlo vedere, cerca di essere una persona che non vuole mostrare il suo vero lato. Vedo che le facce sono coperte in tutte queste carte, quindi significa che questa è una persona che non vuole mostrare il suo vero sé. È qualcuno che potrebbe nascondere il dolore che ha, è una persona che potrebbe apparire spesse volte come vuota, ma il motivo per cui questo succede è perché c'è del dolore che praticamente prova. Vediamo di avere degli indizi per quanto riguarda la persona emersa nel gruppo numero 3 e che è ossessionata verso quello del gruppo numero 3. Allora, è una persona anticonformista. E poi è conformista, interessante, quindi questa è una persona che è contraddittoria su queste cose. Potrebbe essere una persona che vuole far vedere agli altri di conformarsi, per esempio di essere religiosa, oppure di rispettare determinati valori, principi, però dietro le quinte fa tutt'altro. Quindi in realtà è un anticonformista, il che significa che potrebbe essere una persona che è ipocrita per quanto riguarda queste cose. Adesso vediamo cos'altro abbiamo per la persona che è ossessionata verso quelli del gruppo numero 3 e quale ulteriore informazione possiamo avere. C'è la carta di silenzio e c'è la carta di macchina al contrario. Potrebbe essere una persona che al momento ha dei problemi per quanto riguarda la macchina, potrebbe essere una persona che non ha la macchina, qualcosa a che fare con una macchina comunque in generale. E vedo che c'è del silenzio praticamente tra di voi. C'è un'assenza di movimento anche che emerge. È qualcuno che tende praticamente a nascondere le cose. Così è come emerge. Vi ringrazio per aver visto questo video. Poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti.